Oggi si festeggia San Fabio, un martire della Sabina vissuto nel III secolo. Noi chiamiamo il martirio compimento, non perché l'uomo giunge alla conclusione della vita come tutti gli altri, ma in quanto dà prova di una compiuta opera di carità. Anche i greci antichi lodano la fine dei caduti in guerra, non per raccomandare la morte violenta, ma perché chi è caduto in guerra se n'è andato, senza la paura di morire. Sono queste splendide parole pronunciate da Clemente Alessandrino che ben si addicono a questo martire, al martire che oggi noi celebriamo, San Fabio. Ma chi era San Fabio? Il suo nome ancora oggi molto popolare e naturalmente auguri a chi porta questo nome, è legato ad un'antica famiglia romana, la gens Fabia. In origine probabilmente era il soprannome di chi vendeva o coltivava le fave in latino faba. La storia di San Fabio si intreccia con le vicende di un gruppo di martiri e di confessori, Antimo prete, Massimo levita, e Basso, suo discepolo, martire sulla via Salaria in Sabina, Sisinno Diacomo, Dioclezio e Fiorenzo, martiri ad Osimo nel Piceno, Faltonio Pignano e Anicia Lucina, sposi questi, confessori morti a Roma. La notizia di questi ed altri martiri ci viene, le notizie varie ci vengono trasmesse dagli atti di Sant'Antimo. Questo documento, come tutti gli scritti agiografici di quest'epoca, aggiunge tante notizie e racconti, racconta vicende un po' fantasiose, ricostruite, non in base a documenti, ma notizie raccontate spontaneamente senza che con questo si voglia sminuire la forza dell'adesione a Cristo di chi, come San Fabio, ha affrontato il martirio per testimoniare Cristo. Quali sono i reali fatti, le cose avvenute intorno alla vita di San Fabio? Faltonio Pignano, marito di Anicia Lucina, pronipote dell'imperatore Gallieno, era stato mandato dall'imperatore Diocleziano come proconsole in Asia, l'attuale Turchia. Sconvolto per la fine del suo consigliere, viene assalito da una grave malattia che nessun medico riesce a diagnosticare. Cosa succede? Fallite tutte le cure, la moglie Lucina decide di rivolgersi ai cristiani, e che molti, la maggioranza dei quali, giacevano in prigione. E avvenne che vi erano, tra gli altri, il prete Antimo e il nostro San Fabio. Antimo assicura che se Pignano abbraccia il cristianesimo, guarirà. E così avviene. Pignano, per riconoscenza, libera quanti più cristiani è possibile, nascondendo nelle sue proprietà, nella Sabina e nel Piceno, tutti loro. Antimo e Fabio sono nascosti in una villa di Pignano che si trovava lungo la via Salaria al 22° miglio. Dal loro nascondiglio ambedue continuano la loro opera di evangelizzazione. Si racconta che era stato incendiato il boschetto sacro al dio Silvano. Il proconsole Prisco, credendo Antimo colpevole, lo fa arrestare e in segno di riparazione lo spinge a sacrificare agli dèi. Con lui anche altri cristiani. L'accusa per loro è veramente pesante, poiché si rifiutano di sacrificare agli dèi, sono condannati. Antimo resiste, quindi per ordine dello stesso proconsole viene gettato nel Tevere, gettato con un macino al collo affinché non possa riemergere. Ma un angelo miracolosamente lo libera e lo scioglie dal sasso, facendolo uscire dalle acque del fiume, sano e salvo. Antimo allora ritorna alla sua celletta, dove era solito ritirarsi in intima preghiera con il suo Signore. Molti soldati che hanno assistito a quel miracolo si convertono al cristianesimo. Antimo allora viene nuovamente accusato e trascinato davanti al proconsole e dopo
essere stato crudelmente e lungamente torturato alla fine. Al fine di farlo sacrificare agli dèi, viene decapitato. Fabio invece viene torturato per diverso tempo, finché è anch'egli decapitato al 30° miglio della via Salaria. Di questi martiri, Antimo, Basso, Massimo e appunto Fabio, poi San Fabio, sono rimaste non solo testimonianze tradizionali, ma anche tracce consistenti dei luoghi sacri. Sulla via Salaria sorgeva una chiesa dedicata a Sant'Antimo. Nel registro farnese, infatti, è citato un fundus di Pignano situato al 20° miglio della Salaria, dove Antimo avrebbe subito il martirio. Qui ancora oggi ci sono i resti di una chiesa e nella zona di Curi le catacombe. Massimo fu sepolto invece al 30° miglio della via Salaria, dove sorgeva la città Forum Novum, di cui si vedono ancora oggi i ruderi accanto al santuario della Madonna della Lode in località Viscovio, in corrispondenza appunto di questo 30° miglio. È tuttora visibile l'antico cippo che lo contrassegna. E allora noi nel giorno di San Fabio rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Gesù, Signore di verità, nostra roccia, venuto a salvare i peccatori, non fai differenza quando salvi, insegnaci a non giudicare, insegnaci a lasciar penetrare in noi i nomi di Dio, bontà, pazienza, generosità. Libera il nostro cuore dalla durezza, questo cuore di pietra diventi, grazie allo Spirito, un cuore di carne pieno d'amore. Salvaci e fa che riposiamo in te. Tu solo puoi liberarci. Sì, liberarci, Signore, dalle nostre meschinità. Trascinaci nel flusso del tuo amore, che è regno dato per grazia e tenerezza. Vieni ad attraversare le nostre vite, anche se il tuo passaggio non sarà senza sorpresa. Vieni a condurci nella tua libertà e scuotici come spighe fino a che abbandoneremo la nostra sufficienza per desiderare con un cuore di carne il tuo regno che apre alla festa. Amen.